Buonasera, bentrovati su Teletruria per un nuovo appuntamento con l'informazione. Un aggiornamento sul coronavirus, altri 494 positivi in provincia di Arezzo, a fronte di 275 guariti. Questo è il report su 1852 tamponi effettuati. I ricoveri sono stabili, 13 all'ospedale San Donato di Arezzo, nessun deceduto. Nel capoluogo ci sono 146 contagi. E in questo nuovo boom di contagi da Covid, gli antivirali sono le armi più rapide e disponibili. In gran parte sottovalutate dall'ASL. Arriva un appello ai medici a prescriverli subito senza aspettare peggioramenti. Con la ricetta si prendono in farmacia. Sembra incredibile che gli strumenti disponibili come gli antivirali siano anche quelli meno usati. Eppure nell'ondata estiva del Covid sono le uniche armi rapide ed efficaci. Visto che ancora in pochi, circa il 20% di anziani e fragili nel paese ha ricevuto la quarta dose, salvo cercare di correre ora ai ripari quando è tardi, questi farmaci come il Paxlovid che ci presentò lo scorso aprile il dottor Tacconi e che hanno salvato molte vite, sono strumenti fondamentali che impediscono la replicazione del virus. Con un'efficacia altissima, pari all'80% nel prevenire le forme gravi del virus, a patto che sia somministrato entro 5 giorni dall'inizio dei sintomi. Non importa se questi siano gravi o più leggeri, aggiungono gli esperti, visto che il Covid è imprevedibile nel suo sviluppo. Ora anche la ASL incalza i medici di famiglia a prescriverli, visto che con la ricetta si possono ritirare in farmacia. Nella nostra ASL, spiega il capo dipartimento Renato Tulino, abbiamo organizzato ben 1710 antivirali. A questi dobbiamo aggiungere i 340 farmaci prescritti dai medici di medicina generale. Dal 21 aprile è il medico di famiglia che può prescrivere direttamente il trattamento con antivirali orali ai pazienti positivi al Covid. Anche in questo caso i medici di famiglia, grazie alla rete con i reparti di malattie infettive degli ospedali, sono stati in grado di iniziare da subito i trattamenti, raggiungendo una buona sicurezza nell'impiego di un farmaco nuovo e con la consapevolezza che questo farmaco è indispensabile per quei soggetti fragili che potrebbero avere seri problemi da un'infezione per niente leggera in soggetti con altre patologie importanti. L'estate favorisce il fenomeno delle truffe, soprattutto di falsi affitti al mare. Con l'avvicinarsi del periodo estivo, il numero delle persone che prenotano ed acquistano in rete viaggi e vacanze è in costante aumento. Le truffe più comuni? Secondo gli esperti sono almeno tre. La trattativa internazionale, un proprietario fittizio appena trasferitosi all'estero non può accogliere di persona l'ospite. La trattativa a distanza è il preludio di una richiesta di bonifico internazionale. E ancora la proposta indecente, anche in questo caso l'host ha creato da poco tempo un annuncio sprovvisto di recensioni ma accattivante. Il truffatore è amichevole, gentile e lieto che abbiate scelto la sua casa e vi proporrà anche un bello sconto. Dunque suggerisce di annullare la prenotazione e di trattare privatamente, così da risparmiare entrambi la commissione del portale. Una volta incassato il bonifico, manco a dirlo, il truffatore sparirà. Cosa occorre fare per difendersi? Secondo gli esperti, in particolare la polizia postale, porre attenzione a link condivisi via email o da altri siti. Occhio poi alle email con il logo della piattaforma, non è detto che siano autentiche. Le prenotazioni si concludono solamente dal sito o dall'app e se l'email include la richiesta di un bonifico bancario si tratta sicuramente di una truffa. Ed è il caso di questa signora affitta tramite annuncio pubblicato sul web una casa a Riccione e versa la caparra di 450 euro, ma è appunto una truffa rimanere inguaiata. Una donna a Castiglione Fiorentino che ha denunciato il fatto ai carabinieri. I militari sono riusciti a rintracciare il falso affittuario, un italiano, denunciandolo. Molti incendi si sviluppano lungo le strade, ANAS detta le regole per evitarli. Molti incendi recenti, spiega ANAS, complice la siccità e le temperature del periodo, si sono verificati ai margini delle strade e delle autostrade a causa di questo fenomeno e dunque proprio per arginarlo ANAS lancia l'iniziativa La strada non è un posacenere. Ma quali sono le raccomandazioni da seguire? Innanzitutto non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi, non abbandonare rifiuti, non parcheggiare sull'erba secca,
significa non accendere fuochi dove non è permesso e usare solo le aree attrezzate. Se si è acceso un fuoco, non allontanarsi finché non è completamente spento, non bruciare stoppi o residui agricoli, rispettare le ordinanze comunali. In caso di avvistamento di un incendio, raccomanda ANAS, chiamare sempre il 115 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o il numero di emergenza 112 o 1515. Lungo le strade statali e le autostrade di competenza ANAS è inoltre possibile chiamare il numero verde pronto ANAS 800 841 148. Spengere gli incendi è un lavoro molto pericoloso ed è importante segnalarli e al contempo tenersi lontani per facilitare le operazioni di chi sa farlo e non correre alcun rischio. Rocambolesco episodio al confine tra le province di Arezzo e Siena si è concluso con 3 arresti firmati dai carabinieri di Montepulciano. Inseguimento a 180 all'ora tra le campagne al confine tra le province di Arezzo e Siena, poi il lancio vero e proprio dallo sportello di un componente della banda per seminare i carabinieri ed infine l'arresto a Chianciano. 3 persone sospettate di essere gli autori di una serie di furti in abitazione tra Rapolano, Sinalunga, Arezzo e Cortona sono comparse questa mattina davanti al giudice del Tribunale di Arezzo Michele Nisticò e al PM Bernardo Albergotti dopo un inseguimento durante la notte durato oltre 25 km. I 3 erano seguiti da tempo dai carabinieri che avevano raccolto segnalazioni circa una Fiat 500 che si aggirava facendo brevi soste in ore notturne davanti ad abitazioni. Quando le pattuglie hanno deciso di fermarli, i 3, babbo e figlio di 48 e 21 anni di Aprilia ed un complice torinese di 37 anni, si sono dati alla fuga inseguiti dalle gazzelle. Arrivati nelle campagne del Cortonese hanno buttato fuori dall'auto il 37enne che ha rischiato l'investimento per cercare di far fermare i carabinieri. Una pattuglia si è effettivamente fermata, l'altra ha proseguito inseguendo babbo e figlio fino a Chianciano. Qui, stando a quanto riferito, i 2 sono entrati in un albergo dove hanno cambiato le targhe dell'auto nascondendone le chiavi e andando probabilmente a riposare. Quando sono usciti questa notte intorno alle 2:40 hanno trovato i carabinieri ad attenderli che li hanno arrestati. Comparsi questa mattina davanti al giudice, hanno avuto la convalida dell'arresto e l'obbligo di dimora notturna nei loro comuni, in attesa del processo in programma il 21 settembre. Saranno 2 studenti del liceo classico Petrarca di Arezzo a ricevere il premio in memoria di Viviana Vaccaro. Ad un anno dalla sua scomparsa, l'associazione Donne Insieme ricorda così l'ex dirigente della provincia di Arezzo, fortemente impegnata nella vita sociale della città. Un premio in memoria di Viviana Vaccaro per 2 studenti che si sono particolarmente distinti in una materia specifica e non è un caso, quella della filosofia. La promozione di questo premio arriva proprio da Donne Insieme, che è appunto una realtà alla quale Viviana era particolarmente legata. Sì, a un anno dalla morte di Viviana noi abbiamo pensato che il modo migliore per ricordarla è quello in qualche modo di passare il testimone a un ragazzo e a una ragazza del liceo classico. Viviana d'altra parte aveva frequentato il classico Petrarca e poi si era laureata in filosofia a Perugia. Allora abbiamo un ragazzo e una ragazza del liceo classico che sono stati ammessi con 10 in filosofia, Arianna Daveri e Stefano Cheli, che riceveranno il 13 luglio, faremo questo incontro al liceo classico e daremo questo premio. Ci sembra importante perché Viviana è stata una donna molto presente nelle istituzioni e nella vita sociale di questa città. Viviana, lo voglio ricordare, è stata anche la mia dirigente quando lavoravo in provincia ed è stata dirigente all'assessorato alle politiche sociali e giovanili, all'istruzione e alle pari opportunità. Forte il legame che ha unito Viviana Vaccaro all'associazione Donne Insieme. Ha fortemente contribuito ad avere questa sede nel centro di Saione, è stata sua l'idea del muro della gentilezza che serve non solo per dare cose di cui le persone hanno bisogno, ma soprattutto per accogliere le persone e i loro bisogni e i loro desideri. Un'opportunità per 8 persone con disabilità intellettiva di girare un cortometraggio professionale. Al via i casting della Poti Pictures Academy per una nuova classe di attori della Casa Cinematografica Sociale di Arezzo.
Prosegue il percorso di crescita della Poti Pictures, la prima casa di produzione cinematografica sociale al mondo. Con l'ideatore e il regista Daniele Bonarini parliamo di una vera e propria opportunità per 8 nuovi attori che saranno selezionati. Ci sarà poi ovviamente anche un iter con i casting e poi verrà realizzato un nuovo prodotto cinematografico. Sì, la Poti con la Poti Pictures Academy, la PS Poti Pictures Academy, ha deciso di aprire la propria esperienza e il proprio know-how a più persone possibili. Per fare questo sono stati attivati la possibilità di partecipare a dei casting e appunto prendere parte a quella che sarà una classe composta da 8 persone che vedrà la luce da ottobre fino ad aprile del 2023, per poi nel maggio andare a girare un cortometraggio. Si tratta di un team multidisciplinare, quello che poi realizzerà tutto il percorso, dalla formazione alle poi scene da girare davanti alle macchine da presa. È necessario durante tutto il percorso che figure come psicologi, acting coach, registi, sceneggiatori lavorino a fianco dei ragazzi per tutto quanto il periodo. È anche una straordinaria, come dicevamo in apertura, opportunità. Prendere parte a un set cinematografico professionale con centinaia di migliaia di euro all'interno, strumentazioni, camion, è un sogno. Il progetto è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e in collaborazione con la casa di produzione cinematografica romana Revoc Film. È possibile trovare tutte le informazioni collegandosi sul nostro sito potipicture.com o sui nostri canali social Facebook e Instagram. Ricordiamo le richieste di partecipazione termineranno il 13 agosto, mentre i casting verranno fatti poi ad inizio di settembre. A Terra Nuova sono giunti a conclusione i lavori di rifacimento di Via Piave. Si sono conclusi a Terra Nuova i lavori di rifacimento di Via Piave. Gli interventi erano iniziati lo scorso mese di febbraio. È stata un'opera di restyling importante poiché Via Piave costeggia le mura cittadine ed è molto amata dai terranovesi. Con questi lavori abbiamo rifatto tutti i sottoservizi che riguardano la rete idrica e fognaria. Abbiamo rifatto la rete dell'illuminazione pubblica con proprio nuovi punti luce a LED che puntano anche proprio sulle mura, sulla cinta muraria. Sono stati rifatti nuovi cordoli, sono state rifatte le asfaltature e è stato rifatto un nuovo manto in ghiaia che è come prescritto anche dalla sovrintendenza che appunto ha voluto preservare questi tracciati bianchi proprio a ridosso delle mura del nostro centro storico. I primi lavori risalgono al 2018. Nei giorni scorsi è giunto al termine il secondo stralcio che ha previsto investimenti per 350.000 euro. Io ci tengo a ringraziare tutti coloro che si sono adoperati perché quest'opera venisse realizzata, chi ha scelto di finanziarla, il Consiglio Comunale, la Giunta, il Vice Sindaco e in particolar modo permettetemi un ringraziamento anche al nostro ufficio tecnico perché si è adoperato questi lavori nonostante le difficoltà del periodo del Covid, dell'approvvigionamento dei materiali, si sono conclusi con 25 giorni d'anticipo rispetto al cronoprogramma e i nostri operai che hanno compiuto le rifiniture ci hanno consegnato l'opera finita che oggi tutti possono apprezzare e di cui tutti possono fruire. A Sansepolcro saranno abbattute piante pericolanti. Un intervento assolutamente necessario e non più rimandabile. Le questioni ambientali rivestono elevata sensibilità presso l'opinione pubblica e per questo, ha detto il sindaco di Sansepolcro, abbiamo deciso di informare per tempo dettagliatamente la comunità. L'aspetto soprattutto di Viale Vittorio Veneto da lunedì prossimo, 11 luglio, sarà decisamente diverso perché c'è l'abbattimento di 15 piante di alto fusto considerate di elevata pericolosità. Tutto questo dopo la caduta del tiglio avvenuto lo scorso 15 maggio, sempre in Viale Vittorio Veneto. E proprio l'aspetto iniziale di Viale Vittorio Veneto, il viale della stazione, da lunedì sarà diverso perché nella parte iniziale del viale saranno ben 5 le piante abbattute, quindi la grossa chioma di verde che procura una grande ombra da lunedì non ci sarà più. Complessivamente 15 saranno le piante abbattute per ora in Viale Vittorio Veneto. Traffico interdetto, parcheggio vietato dalle ore 6 di lunedì mattina 11 luglio in Viale Vittorio Veneto a Sansepolcro.
Non ha resistito alla tentazione vedendo la cassaforte con le chiavi ed ha rubato 1000 euro confessando poi il furto. Tutto è partito dalla denuncia del titolare di un bar che ha ammesso di aver dimenticato le chiavi della cassaforte nella serratura. Dalla stessa cassaforte erano sparite 1000 euro, da qui la denuncia. I carabinieri si sono messi subito in moto, il fatto è accaduto a Cavriglia. Nell'arco della stessa giornata sono riusciti ad individuare il responsabile che ha confessato. Si tratta di un trentenne residente in un'altra provincia, dipendente di una ditta fornitrice del bar, che dopo i primi tentennamenti ha ammesso le sue responsabilità ed ha spontaneamente consegnato il denaro poi restituito alla legittima proprietaria, ovvero alla titolare del bar. L'uomo è stato denunciato per furto aggravato. Da Tuoro a Montecchio per continuare una tradizione antica che rischiava di scomparire a causa della mancanza di volontari. Inaugurazione a Castiglione Fiorentino affidata all'ex allenatore Arrigo Sacchi. È un'antica tradizione sviluppatasi lungo le rive del Trasimeno ed esattamente a Tuoro e rinata a Castiglion Fiorentino. Non c'erano più i volontari per fare la sagra del toro nel piccolo paese sulle rive del lago e allora i fochisti di Tuoro si sono spostati a Montecchio Vesponi. E sono circa 30 anni che si faceva sta festa del toro, poi per mancanza di personale, di gente che non è più attiva come prima, e mo smesso e mo dato la roba a loro e mo gli do una mano io per insegnargli insomma come si fa. L'iniziativa ha coinvolto tutte le associazioni, compresa la Castiglionese Calcio. In primo piano però la Polisportiva Montecchio. L'idea è che è la prima volta che la facciamo e si spera di continuare, perché è una cosa bella in gemellaggio con quelli di Tuoro, perché sono venuti a darci una mano. Poi devo fare un ringraziamento a tutti chi ha lavorato. Adesso vediamo come va, poi ci penseremo. Io penso di venire anche il prossimo anno, così sto bene. Per la cronaca, a dare il via alla manifestazione ci ha pensato l'ex allenatore del Milan e della Nazionale Arrigo Sacchi, una leggenda vivente nel suo settore, che si è prestato volentieri al battesimo dell'iniziativa. È una figura vissuta tra XVIII e XIX secolo, le cui tracce non si sono perse. Baldassarre Audiberti, il santo delle croci, sarà ricordato domenica 10 luglio nella chiesa di Santa Maria Assunta a Ottavo. Domenica prossima 10 luglio un evento che interessa la parrocchia di Vitiano e il paese di Ottavo, siamo quindi in Val di Chiana. È un evento che ha una valenza storica, Domenico Alberti. Sì, grazie al cultore di storia locale Santino Gallorini, ma direi anche al giornalista Marco Botti, ai 170 anni dalla morte di Baldassarre Audiberti, una figura poco conosciuta in realtà, ma oggetto di grandi approfondimenti perché è considerato un santo già da alcuni anni, per quanto non ancora formalmente lo sia. E la popolazione di Ottavo lo ricorderà proprio domenica prossima con una concelebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Vittorio Gepponi, e ci saranno anche degli approfondimenti sulla figura di questa persona che è caratteristica e ormai in via di conoscenza anche nel territorio toscano. Basti pensare che in ognuna delle 10 province della nostra regione è ricordato attraverso le croci che egli stesso piantò fuggendo dalla Rivoluzione francese. È uscito l'ultimo libro di Lorenzo Giacinti, un thriller fantasy che tratta temi di grande attualità. Memorie future, l'ultimo libro di Lorenzo Giacinti, alla sua seconda esperienza letteraria, così? Sì, esatto, è il secondo libro dopo Doppelganger, che è uscito un anno e mezzo fa circa. Che tema tratti? Ma in realtà il libro tratta vari temi, l'ho pensato come a un diario proveniente dal futuro, dove un uomo comune, un uomo che si definisce un uomo come tanti, vive tre esperienze fuori dal comune, tre esperienze straordinarie. Lo troviamo prima da adolescente nell'estate del 95, quando crede di diventare invisibile, poi lo ritroviamo da adulto quando deve accudire un nuovo
nero, un misterioso uovo nero che gli ha lasciato il suo ex. E infine, da anziano, nel 2070 troverà quello che potrebbe essere un passaggio per un altro mondo. Quindi un mix tra thriller, fantasy? Sì, c'è un po' di fantascienza o comunque di elementi surreali, però poi ci sono tanti temi come il bullismo, l'omofobia, insomma si parla veramente di tante cose in un libro abbastanza breve. Senti, ci sarà occasione per la presentazione di questo libro? Allora, sicuramente il 23 luglio a Castiglion Fiorentino, poi sto cercando di organizzarne una anche in città. Tra poco dopo il telegiornale potrete assistere a 9:10 Informazione Attualità a cura di Stefanella Baglione. La serata proseguirà poi con Esplorando Anniversari e Borgo Italia, i tesori dell'Italia meno conosciuta. Alle 23, appuntamento con l'oroscopo in compagnia di Alessio. Ed è tutto per la prima parte del nostro telegiornale. Adesso le previsioni del tempo e poi ci troviamo subito dopo con lo sport.